Buongiorno a tutti e benvenuti in FX Capital Super Trading Online. Quest'oggi verrà presentata la prima sessione live del servizio di formazione attraverso social gestito dall'analista indipendente Renato De Carolis, legata alle candele Ekinashi. Mi presento, sono Marco Pianezza, vorrei fare una brevissima introduzione societaria. FX Capital è presente sul mercato dal 2006, siamo la vecchia CFX Intermediazioni. Siamo quindi un broker con management italiano che nel corso degli anni si è ingrandito aprendo diverse sedi nel mondo, non ultima New York City. Abbiamo l'ufficio a Milano, via Larga 2, ed offriamo la possibilità di avere un sostituto d'imposta. Una breve panoramica sui diversi conti di trading: abbiamo tre diverse tipologie di conto, il conto classic che è un conto standard utile ai clienti che vogliono testare la piattaforma e sul quale possono essere caricate le nostre diverse promozioni, come ad esempio il bonus di benvenuto che è pari al 30%, il conto premium che è un conto strutturato in spread agevolato variabile più una commissione pari a 50 dollari per milione intermediato. Troverete quindi uno spread molto competitivo sul mercato valutario, ad esempio euro-dollaro in 0,4 pip più l'equivalente di quei 50 dollari per milione intermediato, un equivalente pari a 0,5 di commissione. Sostanzialmente ne consegue che con 0,9 tutto compreso avrete la possibilità di tradare sul cross euro-dollaro o su tutti gli altri cross, come per esempio euro-sterlina ed euro-yen in un pip, cable in 0,9, dollaro-yen in 0,6. Infine, il nostro conto migliore in termini di spread, che è il conto Pro, il conto è stato lanciato di recente, volendo noi abbassare gli spread anche sul reparto indici. Troverete quindi ad esempio DAX e CAC in un tick, per esempio S&P in 0,7. Su questo conto inoltre abbiamo ulteriormente limato gli spread anche sul mercato valutario, offrendo ad esempio l'euro-dollaro in 0,2, sempre con la commissione pari a 0,5, quindi sostanzialmente con 0,7 tutto compreso potete tradare il cross euro-dollaro. Per quanto riguarda la parte legata ai depositi, il deposito minimo iniziale varia ovviamente a seconda del conto scelto, avremo quindi un minimo di 20 euro sul conto Classic, di 500 euro sul conto Premium e di 5.000 sul conto Pro. Quest'oggi però abbiamo introdotto delle promozioni speciali dedicate solo ai partecipanti a questo webinar, quindi daremo la possibilità di avere fin da subito una demo illimitata per poter testare gli spread del conto Premium. Il 40% di bonus sul conto Classic, tendo a sottolineare che questo è un bonus operativo senza limitazioni di trading e quindi sostanzialmente va a incidere direttamente sul margine, può essere utile per il trading. E la possibilità di avere il conto Pro, quindi il nostro conto migliore, depositando la metà, quindi solamente 2.500 euro. Passo quindi la parola al dottor De Carolis che introdurrà la sessione live. Sì, mi Renato, mi senti? sentite? Sì, mi senti? Sì, assolutamente. Buongiorno Marco, buongiorno, grazie Buongiorno a te. a STO che ospita questa prima sessione live di FX Intraday, Forex and Gold e Oil. Buongiorno ai tantissimi, mamma mia, abbiamo avuto un boom di registrazioni impressionante. Già vi vedo una buona parte che stanno collegando. Molti saranno già ubriachi, chi mi segue tutti i giorni sa perché praticamente tutte le operazioni della mattina sono andate a target e quindi è stato fatto, già abbiamo avuto modo di brindare praticamente su diversi strumenti, quelli che si segue seguiamo insieme ogni giorno. Ecco qui il disclaimer con l'avvertenza sui rischi che conoscete benissimo. Marco, sento il ritorno, forse è meglio se disattivi magari il tuo microfono mentre parlo io perché si sente il ritorno anche della mia voce. Perfetto, grazie. Perfetto. Quindi dicevo, questo è il disclaimer che conoscete benissimo, l'avvertenza sui rischi, fate molta attenzione, sapete benissimo che è un aspetto che curo tantissimo, che ci tengo molto. Se avrò spazio in chiusura di questa sessione live, vi presenterò anche la tecnica di gestione del rischio, praticamente il rischio che non stressa. Quindi più tardi avrò modo. Questo webinar è in fase di registrazione, quindi sarà poi rivederlo o per chi non l'ha potuto seguire in diretta potrà comunque vederne appunto la replica. Video sarà disponibile sul sito di STO.
Marco poi ha già parlato anche di promozioni. Io prima ho fatto vedere già quelle che è la tipologia, questo è il sito di, appunto di STO, l'home page è questa qui, questa quindi vedete è l'home page. Trading, trovate diverse tipologie di conto con spread molto interessanti. Già vi ha anticipato qualcosa Marco, ma più in là farò vedere già quella che l'anteprima vi ha detto praticamente anche Marco di STO. Marco vi sta anche mandando dei messaggi sulle impostazioni audio. Usate computer audio settings in modo tale da poter seguire bene quello che dirò. E questa è la pagina praticamente legata al servizio Aikinashi Intraday, la sessione di live in corso. Eccolo qui, poco fa, 11 minuti fa per la precisione, vedete, c'è stato il brindisi su il petrolio, ma non solo, oggi veramente giornata, abbiamo fatto il brindisi dorato sull'oro, il primo target profit. Ecco, comincio già a rispondere a molti di voi che mi chiedono cosa significa primo target profit, questo brindisi primo target profit rispetto magari a quest'altro brindisi sulla stellina strategia 20 pips. Allora faccio già un salto, poi farò spiegherò per bene le basi della strategia. La strategia può essere utilizzata una volta entrati in posizione, si può utilizzare una strategia a 20 pips, ovvero con target e stop fissi di 20 pips dal prezzo di apertura della barra successiva a quella dove si è formato il segnale. Oppure lo stop, quindi questa strategia 20 pips, il cin cin, significa stanno festeggiando coloro che hanno deciso di seguire la strategia con stop e target profit fissi di 20 pips. Invece, quando vedete, e allo stesso modo se leggete movimento contrario di 20 pips, significa che praticamente c'è stato invece del cin cin lo stop di meno 20, avranno subito, praticamente avranno, sarà stato eseguito lo stop quando leggete movimento contrario di 20 pips. Scusate, una preghiera vi faccio: usate gli stop dal momento in cui parte l'indicazione, l'alert, entrate in posizione, entrate una volta entrati in posizione long o short. Mettete subito, inserite categoricamente subito gli ordini di profit e stop in piattaforma. Quindi o più 20, meno 20, oppure lo stop sotto il minimo, sopra il massimo, a seconda se è partita l'operazione a rialzo o a ribasso, e il primo target profit è proprio quello di pari misura rispetto allo stop, ma ve lo spiegherò più tardi, non voglio adesso creare ulteriori confusioni. Questi sono poi i vari messaggi, vedete un bel faccione che vi do anche durante la giornata su alcuni aspetti, perché sono il primo che dice che non bisogna seguire tutte le indicazioni della strategia. Non stiamo parlando di un trading system, ma di una tecnica di trading da utilizzare per speculare durante quelli che sono i movimenti durante la giornata. O meglio, in una seduta in cui dopo un movimento al rialzo, toccati i massimi intraday, a un certo punto si pensa che possa invertire il mercato, anche solo per effetto di chi aveva speculato prima al rialzo e vuole chiudere le operazioni al rialzo, per chiuderle prima ha comprato, poi deve vendere. Quindi, anche per effetto solo di chiusure di posizioni rialziste, il mercato partono delle vendite e può esserci quindi una correzione dai massimi o un rimbalzo dai minimi di giornata. La strategia altro non fa che cercare di speculare su questi movimenti, rimbalzi che possono esserci dai minimi o correzioni appunto dai massimi di giornata. Quindi oggi davvero una giornata seduta euforica, tanti vedete cin cin che sono stati fatti, ma poi andremo a riprendere tutto. Per bene, ecco, questa è la piattaforma demo che potete anche voi scaricare, vedete la FX Demo, la versione premium che tra le altre cose per voi che state seguendo questo webinar potete avere in maniera, in modo illimitato, e so che molti di voi, questo è un aspetto importante, questo vi consente praticamente anche di testare le strategie e non la classica durata di un mese, dopo magari dopo un mese siete costretti a ricominciare da zero, invece avendo la demo illimitata potete testare la strategia su un orizzonte di tempo maggiore di un mese. Poi magari abbinarlo anche a MyFXBook, che è un sito che vi offre la possibilità di avere tutte le statistiche relative alla vostra strategia.
ho già preparato il piano di lavoro. Questi sono gli strumenti che noi seguiamo tutti i giorni attraverso il servizio sui social network, in questo momento su Twitter, e sono euro-dollaro, dollaro-yen, neozelandese, sterlina-dollaro, australiano, USD-CAD, australiano contro dollaro e dollaro americano contro il canadese, e poi le materie prime rappresentate dall'oro e UK Oil. Da poco siamo passati sul petrolio, quello quotato a Londra, infatti vedete UK. Gli spread, guardate qui, questa è la colonna degli spread, faccio i complimenti a STO per questi spread, guardate, impressionante, cioè questo si apre il book, questo è il conto premium, quindi questa demo, sull'euro-dollaro, guardate, davvero fantastico. Questo significa che se lo spread è ridotto, con uno spread ridotto, tutto quello che è di meno è un guadagno per voi. Quindi se altri broker vi offrono uno spread di un pip, due pip, tre pips, invece rispetto a quello che vedete qui in corso sull'euro-dollaro, significa che tutto quello che guadagnate in termini di riduzione dello spread è un guadagno per voi praticamente, quindi assolutamente importante, spread fantastici, sono questi qui, potete aggiungere facendo tasto destro, spread, e appare la colonna dello spread. Ora cominciamo con il dire che cos'è un grafico a chi nasce, perché magari qualcuno ha sentito parlare ma non conosce bene in che cosa consiste questo grafico Ekinashi. Il grafico Ekinashi è molto simile al grafico con le candele giapponesi, quello famosissimo utilizzato da tutti praticamente, almeno chi usa le candele, e solo ha una differenza rispetto al grafico con le candele giapponesi, che è rappresentato dal fatto che i livelli di apertura e chiusura sono diversi, soprattutto quelli di apertura e chiusura, massimi e minimi, 9 volte su 10 coincidono con i dati ufficiali. La differenza viene dal fatto che c'è una formula molto simile a quella dei pivot point, che prende appunto in considerazione le barre precedenti, tant'è che il termine sempre giapponese, Aikinashi, tradotto in italiano, diventa media della barra. Quindi, infatti, ecco perché. E come caricarlo? Quindi non vi serve comunque sapere, intanto mi state scrivendo di gente che ancora non riesce a accedere, finalmente sta entrando in questo momento, comunque anche se vi siete persi una parte di questo webinar, ricordo, c'è a disposizione, ci sarà a disposizione sul sito di STO, e poi farò vedere anche dove magari questa la registrazione, quindi se vi siete persi alcune parti all'inizio la potete rivedere tranquillamente. Allora cominciamo, quindi partiamo l'euro-dollaro, che è il cross più scambiato, quello più utilizzato a livello mondiale. Faccio tasto destro finestra grafico, e questa è quella, la classica finestra che vi apre di default in automatico la piattaforma, la MetaTrader. Ora, una volta aperto il grafico, andate, ci sono molti modi, vi sto spiegando adesso una soluzione, si può fare in diversi modi, inserisci indicatori, personalizza, ed eccolo qui, Aiken è scritto errato, è Aiken Ashi, quindi cliccate qui, date un primo ok, metto tutto schermo così vediamo bene, e questa è la prima rappresentazione, faccio uno zoom col più della tastiera, e questa è la rappresentazione automatica, però potete personalizzare, perché magari a volte la sovrapposizione, fa una sovrapposizione del grafico Aikinashi su quello base, che in questo momento è a barre, se metto il grafico, una sovrapposizione sul grafico delle giapponesi, diventa ancora una situazione peggiora, visualmente parlando, vedete, non è proprio chiaro, vi fa questa sovrapposizione. Allora, in questi casi cosa consiglio io? Mettete il grafico a linea, così, dopodiché tasto destro, proprietà, colori, se state utilizzando lo sfondo nero, se invece utilizzate lo sfondo bianco, cambiate a seconda appunto dello sfondo, grafico linea in questo caso è nero, metto nero, faccio ok, vedete che praticamente scompare la linea, quindi resta solo Aikinashi. Se poi volete cambiare anche i colori del grafico Aikinashi, invece bianco e rosso così come appare in questo momento, sempre tasto destro all'interno del grafico, lista questa volta indicatori, si apre questo pop-up, due clic, doppio clic su Aikinashi oppure
cliccate qui e fate modifica, dove c'è white, colori, nella tabella colori, doppio clic fino a quando non appare la tabella colori, scegliete green, idem sotto, e scegliete un altro green, fate ok e voilà. Questo è come implementare il grafico ai Kinashi. Mi sembra tutto abbastanza semplice. Io non vedo le domande, so che Marco farà da filtro, quindi sarà lui dopo a dirmi se ci sono delle domande e vedrò anche di rispondere. Quindi già dico che... Sì, assolutamente. Perfetto, grazie Marco. Quindi questo è come caricare il grafico ai Kinashi sulla MetaTrader. Io poi ho tolto per esempio la griglia, è molto semplice, basta fare tasto destro, comune, deselezionare mostra griglia, si può invece selezionare mostra separatori di periodo, ovvero ci mette questa linea per dire le giornate, quindi questo è il 17, da qui a qui il 16, da qui a qui il 15, quindi se volete ancora una rappresentazione visiva più pulita potete togliere la griglia, la potete lasciare, insomma potete personalizzare in tantissimi modi. Bene, fatta questa premessa di organizzazione, diciamo, del piano di lavoro, una volta che avete caricato tutti i grafici potete anche salvare il formato del grafico, quindi formato, salva formato, io ho già salvato, vedete, RenHA, in modo tale che quando aprite un grafico, per esempio lo faccio vedere, senza dover fare tutto, inserisci da qui, personalizza e tutto il resto, fate tasto destro, formato, Ren ai Kinashi e voilà. Il gioco è fatto in un secondo, rapidissimo, subito, veloce, quindi potete anche fare in questo modo. Una volta che avete caricato tutti i grafici, se fate finestra, mosaico, ve le mette così in automatico, senza che dovete essere voi attenti a che la misura sia precisa, che si vada a incastrare tutto per bene, basta fare, ripeto, da finestra, mosaico e ve le mette in questo ordine qui, quindi vi agevola tantissimo il lavoro. Ora, questo quindi diciamo che è il piano di lavoro per seguire la strategia intraday. Questi sono gli strumenti tutti i giorni dalle 9 alle 18, 6 valute più il UK Oil Brent, il petrolio quotato a UK e il Gold, oro, time frame 30 minuti. Ora, per il servizio uso il 30 minuti perché è più facile da gestire umanamente parlando, si può scendere tranquillamente anche fino al 5 minuti, ma 5 minuti implica una presenza fissa davanti ai monitor, cioè dovete essere lì incollati alla postazione perché soprattutto se si avvicina ai massimi e minimi di giornata con 5 minuti dovrete controllare praticamente ogni 5 minuti se c'è una candela di inversione o meno. Il 30 minuti invece vi fa respirare decisamente, quindi sapete che ai 25 o a meno 5 andate a controllare un attimo la postazione computer o sul palmare, sul tablet, quello che è, insomma se siete, non potete, avete una postazione fissa, anche se mi sa che la MetaTrader, la versione mobile, non ci sono le candele Kinashi, dovrebbe, mi sa che c'è questa lacuna che spero verrà subito presto sistemata in futuro. Quindi col mezz'ora potete tranquillamente gestire l'operatività con i tempi, quindi meno 5, 25, sapete che dovete controllare se c'è qualche candela di inversione, lasciando però gli ordini, se siete entrati in posizione, lasciando gli ordini in macchina, in piattaforma di stop e profit. Non andate via, non lasciate un'operazione in corso senza aver inserito questi ordini, è fondamentale. Col Forex veramente... si possono avere delle cattive sorprese, ma non solo sul Forex, su tutti i mercati, è una regola che vale per tutti gli strumenti finanziari. Quindi cominciamo a vedere come funziona la strategia, prendiamo come sempre riferimento euro-dollaro, anzi prima lascio così, allora da qui vedete il separatore di periodo, ci dice che la giornata parte da qui, quindi partire da questa candela fino in poi, potete anche decidere arbitrariamente dalla mezzanotte per fissare proprio la giornata odierna. Ora vediamo qui l'orario 12:30, 12 è quello in corso, ok, perché ci sono alcune MetaTrader dove il fuso orario cambia di un'ora. Importante, vi consiglio subito di inserire da qui in alto, visualizza, finestra dati, che è questa qui, perché è fondamentale per la strategia, perché poi passando col mouse vedete che cambiano i livelli, in alto ci sono i livelli relativi
quelli ufficiali di mercato, questi qui in basso sono quelli ai chinasci e poi vi spiego perché è importante avere questa finestra dati. Posso zoomare ora e vedere, così vediamo giusto la seduta odierna. Quindi si è operativi dalle 9, sebbene si prendano come riferimento i massimi e i minimi di giornata, quelli dalla mezzanotte quindi. Allora, dalle 9 significa che questa è la prima barra, cioè da qui in poi noi siamo operativi. Ok? E prima di arrivare a questa barra, andiamo a segnare quelli che erano i massimi e i minimi di giornata. Allora, qui c'è il minimo, perché a partire da mezzanotte questo è il minimo, e poi invece il massimo prima delle 9 era qui. Quindi quando il mercato è partito alle 9, potete vedere un attimo la configurazione, sì, confermato, quindi questo qui era la candela delle 9, si era con questa situazione di massimi e i minimi. Alle 9, vedo Mauro che ha scritto alle 9, sulla mia piattaforma c'era una candela rossa. Adesso time frame 30 minuti, Mauro, perché è strano, io su tutte le mie piattaforme la configurazione grafica è questa, tant'è che sarà anche data l'indicazione nel servizio. Mi sembra strano, comunque. Ora, si è partiti con questa candela. L'impostazione iniziale è verde, il che mi fa capire che la prima indicazione, la prima inversione, perché questa è una strategia che lavora contro trend, ho detto, va a cercare di speculare al ribasso quando siamo sui massimi di giornata con una candela rossa e al rialzo quando siamo sui minimi di giornata con una candela verde. E ricordate questo concetto, è la logica della strategia. Molti possono sbagliare perché poi si formano delle candele rosse e verdi a metà, non che provengono da massimi o da minimi, non rappresentano dei segnali, almeno secondo questa mia strategia. Quindi tenete bene a mente, fissatevelo proprio nella vostra testa. Scusate, sono brutale, ma purtroppo spesso mi scrivono di persone che hanno seguito delle operazioni su candele rosse e verdi che si sono fermate qui a metà strada, che non va bene. Quindi è un errore comune che molti mi hanno detto, che hanno fatto, che molti hanno cercato di seguire la mia strategia. Quindi la rossa è valida solo se proviene da massimi di giornata, così come la verde è valida solo se viene da minimi di giornata. Se questa qui, ipotizziamo, fosse in corso d'opera una candela verde, ancora non rappresenterebbe un segnale al rialzo perché non mi ha bucato questo minimo. Quindi, se si dovesse formare qui una candela verde, non è un segnale a rialzo, perché mi deve fare un nuovo minimo, deve bucare questo minimo, 1,1118 circa, 1,1119. Quindi fate molta attenzione per quanto riguarda il concetto. Abbiamo cominciato quindi la giornata alle 9, aggiornato quello che era il massimo qui. Il minimo resta tuttora, questo qua registrato su questa candela delle 2:30, e poi c'è la candela rossa, questa qua. Quindi questa candela rossa viene da massimi di giornata, un nuovo massimo. Ah, poi dalle 9 in poi, come avete visto, ho fatto io, dovete adeguare i massimi e i minimi. Cioè non è che prima delle 9 valgono per tutta la giornata i massimi e i minimi prima delle 9. Se vengono aggiornati, così come ho fatto io, lo dovete anche voi aggiornare. Quindi fate molta attenzione. Quindi, candela rossa. Abbiamo il setup, ovvero la premessa affinché ci sia un segnale, perché effettivamente veniamo da un massimo di giornata, c'è la candela rossa, però ancora dobbiamo verificare una cosa, che tra apertura e chiusura ai chinasci, attenzione quindi, open e close ai chinasci di questa candela rossa, vi sia almeno un pip tra apertura e chiusura ai chinasci. Quindi fate molta attenzione. Se io tengo il mouse sopra quella candela, a sinistra, qui finestra dati, quindi lascio il mouse, purtroppo non posso fare le due cose insieme, quindi candela, vedete che open
1 in basso, i 4 livelli in basso sono quelli relativi ai Kinashi, open, vedete, 1, 11, 6, 9, 6, arrotondiamo pure a 69, close, 1, 11, 6, 6, 9. Per essere valido era sufficiente che dall'open 1, 11, 6, 9, 6 il close fosse 1, 11, 6, 8, 6, che ci fosse almeno un pip per essere valido. Questo vi fa capire di conseguenza che le candele doji, candela doji sono quelle dove praticamente l'apertura e chiusura sono sullo stesso livello, ovvero questa candela per esempio poteva aprire 1, 11, vediamo questa se è un 1, eccola sì, questa qui per esempio, se vedete in basso open e close 1, 11, 3, 7, 1, 1, 11, 3, 7, 5. Praticamente le candele, vedete queste qui sottili che sono appunto candele doji. Questa qui invece delle 9:30, purtroppo se sposto leggermente a destra mi sposta l'orario, quindi mi fa confondere con l'orario della candela. Questa qui quindi delle 9:30 viene da massimi di giornata, il corpo della candela tra apertura e chiusura che nasce vi è almeno un pip, era sufficiente uno, ma qui vediamo 1, 11, 6, 9, 6, 1, 11, 6, 6, 9, mi ha fatto più di un pip. Una volta che ho tutti questi elementi posso entrare al ribasso. Non devo aspettare altre conferme. È tutto qui. La strategia è veramente banale, ma molto banale. Vedo che mi scrive qualcuno privatamente su Twitter e Telegram che hanno problemi di audio, anche se stanno cliccando sui vari bottoni, mi dispiace, comunque sì Elena, c'è la registrazione che potrai comunque vedere dopo successivamente. Mi dispiace per questo inconveniente, però insomma, comunque c'è la registrazione che si potrà tranquillamente vedere appena sarà pronta sul sito di STO. Quindi, dicevo, e questa è la prima giornata, questa operazione che molti di voi probabilmente hanno seguito insieme a me, abbiamo già brindato sia 20 pips che con il primo target profit, quindi si veniva da massimi di giornata, candela rossa, il cui corpo, ovvero tra apertura e chiusura, ai Kinashi, si entra a mercato. Quindi possiamo entrare già a mercato, in teoria a mercato, perché il segnale c'è. Non dobbiamo aspettare che vada a bucare questo minimo o che anche la seconda candela sia rossa. Non c'è da attendere altre conferme. Abbiamo tutto, tutto in questo con questa candela rossa che veniva da massimi di giornata. Una volta entrati, vediamo il prezzo ufficiale, questa volta prendiamo come riferimento l'open in alto, 1.11.657, perché se immettiamo un ordine d'ingresso sul mercato, bisogna prendere i valori reali. Ho detto prima, i valori Kinashi sono il risultato di una formula di apertura e chiusura. L'open e close di una barra Kinashi prendono, è una formula che prende in considerazione l'open e close della barra precedente. Quindi ora, per capire a che prezzo saremmo entrati, sul primo prezzo battuto della barra successiva a questa qui rossa, vediamo che dalla finestra dati dice 1.11.657. Troppo, è davvero molto sensibile il mouse. E quindi 1.11.65, diciamo, siamo entrati. Tra altre cose posso andare anche a vedere dal servizio ufficiale quella che è stata, perché come sapete nel servizio, eccola qui, e vedete, infatti, allora, prima di tutto il servizio prevede il lancio dell'alert, quindi rossa, euro-dollaro, contestualmente si era formata anche rossa, gold, e vedete che appunto la barra successiva ha aperto a 1.11.65. Quindi, infatti, se adesso metto la barra, lascio il mouse, vedete, open in alto, sotto time 10:30, 1, 11, 6, 5, 7. E qui ritorna in gioco il discorso degli spread ridotti. Avere degli spread bassi, ovviamente, vi fa entrare a prezzi migliori rispetto a quello se 2, 1, 2, 3 pips. Ecco perché il vantaggio di avere una piattaforma con spread ridotti, così come offre STO. Siamo quindi entrati 1.11.65 in posizione, ora dobbiamo decidere dove mettere lo stop e il take profit, il target profit, come volete chiamarlo, insomma, quello lì dove vogliamo chiudere in profitto l'operazione. Ho già detto prima che si possono utilizzare due strategie
o anche la combinazione delle due, ovvero partiamo da quella con target stop fissi di 20 pips. 1,11 è il mio prezzo iniziale, sono entrata a 1,1165, voglio usare la strategia 20 pips, significa che metterò uno stop, se ho come riferimento 1,1165, lo stop a 1,1185, 20 pips sopra, mentre il take profit, dove io voglio chiudere in guadagno, spero di chiudere in guadagno l'operazione, sarà 20 pips sotto, perché è un'operazione al ribasso, una speculazione al ribasso, quindi da 1,1165 diventa 1,1145. Quindi, molto semplice direi, dal momento in cui, dal prezzo di apertura della barra successiva, 20 pips sopra o sotto a seconda se siete entrati al ribasso o al rialzo. Oppure, se volete usare, ho detto potete fare anche un mix delle due strategie, lo stop sopra il massimo di giornata, quello da cui è scaturito praticamente questo segnale di inversione, che vedete era 1,1179, vediamo adesso io quale ho dato, esattamente guardate qui, max di giornata 1,1179. Ora, lo stop va messo 11 pips sopra 1,1179. 1,1179 più 0,0,11, 1,1190. È lo stop sopra il massimo, se volete mettere lo stop sopra il massimo di giornata. Perché 11 pips? Per tenervi al riparo da possibili scherzi che può farvi il mercato, dove magari vi aggiorna, invece di scendere così, risale, aggiorna il massimo di 1, 2, 3, 5 pips e poi torna tutto giù. Allora ecco l'ampiezza, la tolleranza che io ho fissato in 11 pips per farmi stare tranquillo considerando anche lo spread. E anche qui torna in gioco il discorso dello spread. Con uno spread più ridotto si è meno soggetti a questo tipo di stop beffa, dove magari vi prende lo stop e poi viene tutto giù. Quindi questi 11 pips è giusto per dire, ho dato io un riferimento per comunque lo stop della strategia deve essere posizionato sopra il massimo di giornata. Quindi abbiamo detto che 1,1190 è lo stop, meno 1,1165 è il prezzo a cui noi siamo entrati, abbiamo uno stop di 25 pips, che è molto vicino a quello a 20 pure, quindi perché comunque eravamo vicini ai miei massimi di giornata quando si è formata questa operazione. Quindi il primo target profit sarà, ecco perché è chiamato primo target profit, perché la prima parte dove noi vogliamo chiudere un'operazione il cui stop è sopra il massimo, in questo caso 25 pips, deve essere il target profit, almeno il primo target profit deve essere di pari entità, ovvero quanto noi stiamo rischiando in questa operazione, ovvero 25 pips, tanti dobbiamo cercare di guadagnarne, almeno 25 pips, almeno il primo target profit. Perché? Che succede? La tentazione qual è? Che comincia l'operazione, siamo entrati qui short, comincia ad andare a più 10, la tentazione è di chiuderla subito. Come vediamo il verde sul saldo del conto, vediamo il segno più, la tentazione è di chiuderla subito l'operazione. E diciamo che questa l'abbiamo chiusa a più 10, domani ne facciamo un'altra e chiudiamo a più 10. Dopodomani o nella stessa giornata, al terzo trade invece non fa più 10, ci va contro e ci prende uno stop che può essere di 25-30 pips. E comprendete che con una sola operazione rischiate di rovinare il lavoro di 1-2 operazioni o 1-2 giornate, se non curate questo aspetto del rapporto rischio-rendimento. Quindi se state rischiando X pips, in questo caso 25 pips, dovete cercare di farne altrettanto, se no lo so che chiuderla subito a più 10 vi fa prendere a un senso immediato, chiudete, avete subito incassato il guadagno e purtroppo si vuole avere tutto e subito, ma nel medio e lungo termine se operate in questo modo non curando il rapporto rischio-rendimento vi troverete male, ve lo garantisco, perché vedrete che soffrirete, dovrete fare sempre più fatica per recuperare un'operazione negativa. Ovviamente se invece il rapporto rischio-rendimento, la bilancia pende dalla parte del rendimento, ovvero rischiate 25 a fronte di un target profit che mettete di 50 pips, va benissimo, anzi è perfetto, ottimo, perché significa
che mediamente, quando chiudete un'operazione in positivo, recuperate 1, 2, 3 operazioni in negativo. Quindi assolutamente potete gestire in questa maniera. Vedo Marco che mi dice ci sono delle domande. Prego Marco, dimmi pure. Oh, non ho capito se intendi darmele nella chat oppure... No, guarda, te le ho girate direttamente, comunque sono domande di diverso genere, alcuni chiedono se questa operatività funziona anche con gli indici, alcune domande sono un po' più tecniche, quindi ha senso incorporare una media mobile tipo 20 periodi per contenere un falso segnale di 1, 2, 3 candele? Allora, ho visto dove è scritto, grazie. Sì. Allora, ha senso incorporare una media mobile? Io personalmente non aggiungo altro. Mi prenderete per pazzo, lo so che può sembrare così, ma io opero così, non c'è nient'altro, solo questo grafico, massimi e minimi, candela rossa dopo un massimo, candela verde dopo minimi, l'unico, non aggiungo altro, però nulla vieta a voi di farlo, nel senso che potete integrare, così come anche potete integrare questa tecnica con quella che voi già utilizzate come conferma d'ingresso ed uscita. Potete tranquillamente abbinare le strategie, integrare con quella se avete già una vostra strategia, come conferma di un segnale che vedete con la vostra strategia. Io vi sto facendo vedere una tecnica per speculare nell'intraday che funziona bene anche sugli indici, così rispondo anche a quell'altra domanda, che però sono sempre, come ho detto io, non è un trading system, bisogna filtrare chi mi segue tutti i giorni, è proprio lo scopo del servizio su Twitter, è quello, e vi riprendo la pagina, dove cerco di accompagnarvi e spiegarvi che ci sono dei segnali, però bisogna fare attenzione nel seguire questi segnali. È un caso di oggi, ecco qua, guardate, ho scritto in arrivo una possibile verde su oil e GBP USD sterlina, ma attenzione alla sterlina perché alle 10.30 sono in programma dei dati UK importanti. Quindi, quando tutti i segnali, non vanno fatti tutti, se c'è un segnale che arriva in prossimità, spesso coincidono con quelli delle 14.30 quando ci sono dati macroeconomici americani importanti che muovono, fanno ballare il mercato su e giù, alta volatilità, in quei casi... Quindi bisogna valutare bene se farla o no quell'operazione. Ecco perché dico, è una tecnica che vi dà, vi offre tante opportunità di trading durante l'intraday, però poi dovete valutare caso per caso, non le dovete fare tutte. Così come anche eventualmente, poi c'è stata bene l'operazione, altro consiglio che ho dato, sempre sulla sterlina, vediamo, lo vado a... trovare, si può pensare di chiudere tutto adesso, perché alle 10 è stato confermato il segnale al rialzo sulla sterlina, intorno alle 10:15, 10:20 si era più 15, più 16 pips se non ricordo male, ecco perché ho scritto si può pensare anche di chiudere tutto adesso chi sta utilizzando la strategia 20 pips, perché non vuole, i dati è un terno all'otto, essere in posizione in coincidenza, in concomitanza con la pubblicazione di un dato è un terno all'otto, cioè vi può andare bene e vi può andare male, al 50%. Io personalmente non rischio, cioè io voglio investire, speculare su situazioni dove ho più del 50% di probabilità di successo, perché se è al 50% come le famosissime opzioni binarie, allora uso la monetina, non ha senso nessuna strategia, basta tirare la monetina a testo croce e di conseguenza adeguare quella che è l'operatività. Quindi è proprio lo scopo di questo servizio, è proprio questo, cioè ok, candela verde sterlina, ma attenzione, ci sono i dati, una volta entrati, attenzione, ci stiamo avvicinando, abbiamo un guadagno, proteggete questo guadagno, chiudete tutta l'operazione, oppure come già leggete qui, mettere lo stop al prezzo d'ingresso, ma attenzione, ancora un'altra attenzione, perché se il dato è così forte e c'è un movimento alle 10.30, tale che non è colpa del broker se salta il prezzo, avevate messo lo stop al prezzo d'ingresso, ma il movimento è tale che, perché alla fine gli stop sono ordini condizionati, lo dice la stessa parola, ovvero si verificano nel momento in cui c'è la condizione richiesta, ovvero se voi avete detto alla piattaforma mettimi, eseguisci lo stop se va a X prezzo, cosa succede? Tocca X prezzo,
la piattaforma dice ok, Renato mi ha detto che qua adesso devo chiudere, ma quel passaggio di millisecondi tra tocca quel prezzo e la piattaforma a quel punto va a inserire il prezzo, l'operazione per chiudere, possono essere fatali quando escono dei dati che hanno dei movimenti importanti. Ecco perché il mio invito alla prudenza dice ok, potete mettere il prezzo d'ingresso, ma potrebbe ugualmente saltare se c'è un forte movimento. Quindi sono tante le situazioni e vi farò vedere adesso anche le correlazioni, che è un altro elemento fondamentale di cui tenere in considerazione. Scorro adesso con altre domande. Allora, la gestazione si trova, questa è la risposta. Non mi sembra di vederne altre, Marco, tranne altre domande su dove la... Tutti crossano operatività alle 9, che è l'ultima domanda. Ok, intanto vedo che Mauro mi scrive che ci sono delle indicazioni in diretta, perfetto, è proprio la situazione che volevo fare, seguire delle possibili operazioni in diretta. Vado però prima a prendere il discorso delle correlazioni. Eccola qui. Ogni giorno io mando anche questa immagine, perché il Forex è unico nel suo genere. Le correlazioni, come sono forti nel Forex, non lo sono da nessun'altra parte, nessun altro mercato. Non esiste che sto vendendo Fiat, contestualmente significa comprare BMW o Renault. Nel Forex sì, se compro euro-dollaro vuol dire che sto comprando, se entro long su euro-USD vuol dire che sto comprando euro e sto vendendo dollari. Ogni operazione nel Forex sono due operazioni. Fate attenzione, è importante. Il che significa che se su questa operazione sono al rialzo di euro e sono al ribasso di dollari, posso fare un'altra operazione in cui magari mi metto al rialzo di dollari e neutralizzo la mia esposizione contro dollari. Utilizzatele, ma in questo contesto intraday le correlazioni sono molto utili per capire la forza di un segnale, ovvero proprio in questo momento. Lo stiamo vedendo in diretta, è fantastico, è proprio questo che è il mio scopo di questa di sessione live, delle situazioni in diretta. Non è un caso se ho messo il grafico USD CAD sopra a UK Oil sul petrolio. Questi due, come dice la tabella che mando io, USD CAD e Oil, la freccetta dice che tra questi due vi è un rapporto negativo, non vanno d'accordo. Ovvero, per correlazione negativa o correlazione inversa si intende se sale uno, scende l'altro, vanno nelle direzioni opposte. Non sono automatiche queste correlazioni, però se saltano può essere un campanello d'allarme. Vedete perfettamente come è stata rispettata la correlazione oggi tra USD CAD che è sceso, Oil è salito e guardate che bello, stanno formando contemporaneamente il segnale possibile, segnale rialzo su USD CAD e quello a ribasso su UK Oil. Allora, però non sempre così, ci sono delle situazioni in cui magari su tutti e due ieri, per esempio, era sballato il mercato, UK Oil e USD CAD a un certo punto, se non ricordo male, andavano di pari passo. E allora lì, tornando al servizio che faccio su Twitter tutti i giorni, metto in guardia e dico: attenzione, qui c'è in arrivo un segnale, magari questo qui verde su USD CAD, in un contesto in cui Oil è ai massimi. E dico: attenzione che qui c'è un segnale a rialzo su USD CAD, ma UK Oil non sta dando un segnale di inversione al ribasso, quindi un'allerta che vi fa capire, un allarme che vi fa capire che forse questa operazione non è da seguire, per esempio, eventualmente. Altre domande che mi sta girando, Marco? Per quanto riguarda gli indici, il Nasdaq 100 è decisamente quello che performa meglio con questo tipo di strategia. Se ho ben capito, devo avere una candela che ha più dimensione che almeno il corpo di un pip. Sì, candela Aikinashi e non giapponese.
La candela giapponese è il grafico candlestick, mentre candele Aikinashi è un'altra cosa. Il gold a quale moneta è più correlato? Il gold va per i fatti suoi, lo dico proprio in maniera grezza, ma ci sono i momenti in cui è correlato con l'euro, altre volte no, volte in cui dorme, è stabile, piatto, e altre volte no, quindi ce ne sono diverse. Quelle più importanti sono qui, non è un caso se qui ho messo nell'immagine, ho rappresentato quelle più importanti, ovvero l'euro-dollaro va a controsenso, nella direzione opposta, mediamente, non è automatica, attenzione, a dollaro-yen, l'australiano e il neozelandese vanno a braccetto, sono parenti, vicini di casa, mentre vanno nella direzione opposta a USD-CAD, negativa, negativa. A loro volta NZD e AUD vanno di pari passo col petrolio. Perché? Perché AUD-USD, NZD-USD, USD-CAD sono chiamate commodity currency, sono ovvero delle valute che hanno una forte correlazione col petrolio. USD-CAD è tra i maggiori produttori al mondo di petrolio, quindi l'andamento del petrolio incide direttamente o indirettamente con questi cross. Queste sono quelle più importanti. Poi è ovvio, c'è come in comune tutti hanno praticamente il dollaro. Quindi se c'è un movimento importante sul dollaro, spesso e volentieri si riflette sugli altri cross, perché vedete USD, 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 e il dollaro, il faro, tutto ruota intorno alla moneta USA. Vediamo, vediamo altre domande, chiedevo, ma se entra appena la prima candela rossa fa un pip in short o aspettare la seconda? Si entra subito, dal momento in cui ho la candela rossa che viene da massimi di giornata, o la candela verde che viene da mini giornata, il corpo della candela via più di un pip, potete tranquillamente entrare, non dovete attendere altre conferme. Strategia 20 pips per essere profittevole presuppone che oltre 50 delle operazioni si chiuda in positivo, è realistico pensarlo? Allora, ovvio, certamente ha bisogno di avere una statistica oltre il 50% se non si esce alla pari, però quello che dico io, e c'è un'immagine che vediamo se riesco a recuperare al volo, dopo trade, eccola qua. Se si usa un altro criterio, tipo questo qui, un altro dei consigli che mando, ovvero magari uno dopo un'operazione positiva, come quella odierna, giornata fantastica questa mattina, uno può anche decidere di fermarsi, non le fa le altre. Quindi la statistica cambia il conteggio, cioè la valutazione, perché non le faccio tutte. Quindi se mi fermo alla prima positiva, oppure dopo la prima positiva aspetto una o due negative, anche una, insomma, perché nel 30 minuti è abbastanza lenta come operatività intraday, se uso questi criteri allora la strategia può pendere più facile, insomma, avere delle opportunità, delle possibilità di guadagno. Renato, ci sono giorni in cui la tecnica è efficace, giorni in cui si prendono molteplici stop, da cosa dipende? Esatto, sì, questa è un'altra considerazione da fare, è una strategia che lavora contro trend. In giornate fortemente direzionali, dove c'è un trend che sale o scende, quel cross o quella valuta, tutto quello che è ovvio che la strategia soffre. Quindi, un'altra cosa che io magari posso scrivere, scrivo sul servizio intraday i giorni su Twitter, attenzione che oggi magari speculare al rialzo o al ribasso potrebbe essere difficile e quindi o non si segue, si sta fermi, si segue solo le operazioni a favore del trend di giornata, oppure si continua a essere operativi ma con dei quantitativi inferiori, potete tranquillamente scendere, ridurre l'esposizione. Quindi invece di usare un mini lotto usate il micro lotto, quindi sapete che eventualmente se c'è lo stop si sta più tranquilli, insomma non si perde tantissimo. Deve sempre toccare i massimi e i minimi per entrare, ovvero una candela in inversione di almeno un pip dopo che deve sempre aver toccato un minimo? Deve la candela rossa, come sta facendo adesso UK Oil, viene da un massimo di giornata. Vedete, questo è il massimo, la giornata questa qui, candela rossa. Quella verde veniva da un minimo, perfetta, va benissimo, questa è quella di ieri, qui no perché non c'era un pip, mi ricordo benissimo, c'era solo questa operazione al ribasso, quindi quella è l'unica condizione richiesta dal mercato. E vedete il gioco delle correlazioni, dove la rossa tra USD-CAD e UK Oil è confermata, e anche neozelandese che è correlato, vedete?
positivamente, ah no, qui non l'ho messo, indirettamente si capisce, si intuisce che c'è una correlazione con il petrolio, e infatti il neozelandese mi sta facendo la candela, possibile candela rossa, l'australiano no. Quindi, come vedete, non sono automatiche, però quando non vengono rispettate è un segnale d'allarme che mi mette in condizione, quindi forse l'operazione non la seguo. Anche la sterlina, guardate, sta formando una candela rossa, si viene dai massimi. Questi sono i massimi di giornata. Quindi, in attesa, se ci sono altre domande, vorrei farvi vedere quella che è la promozione che abbiamo pensato per voi, per questa prima sessione live di Aikinashi Intraday in collaborazione con SPO, la demo illimitata col conto premium, quello che avete visto, che ho utilizzato io per questa sessione, che è fantastico, quindi spread davvero eccezionali. Poi potete anche scegliere di utilizzare questo bonus speciale del 40% sul conto Classic, ed è operativo senza vincoli di trading. Oppure deposito minimo di 2.500 euro invece di 5.000 per il conto Pro. Come vedete, vi vengono un po' incontro quelli di STO, rappresentati oggi da Marco, sì, con queste possibilità. Ora, metto sulla pagina, eccoli qui i vari conti, quindi potete utilizzare Classic, che è questo qui, che prevede un deposito minimo di 20 euro e avete un bonus operativo di 40% sul deposito che fate. Praticamente vi amplia le possibilità di trading con 100 euro, è come avete 140 euro a vostra disposizione, giusto per fare un esempio. Oppure il conto Pro, questo qui, che vedete lo spread sull'euro-dollaro a partire da 0,2 pip, invece di 5.000 euro, come leggete qui nella pagina ufficiale, è la metà, 2.500 euro. Questo, diciamo, quindi è la differenza che potete usufruire. Sì, praticamente voi. Il conto Pro è sostanzialmente un conto istituzionale, si trovano spread ridotti sia su valute che su indici. Volevo però aggiungere una questione, mi sono state fatte delle domande dirette su quello che è la nostra offerta di prodotti. Offriamo anche azionario Italia, Germania e una selezione ampia di tutte le azioni americane, e offriamo anche i bond, mi è stato chiesto da un scottatore. Sì, lo vedete, scusa se interrompo, lo vedete già da qui, se scaricate la demo, eccoli qua, vedete? Sì, un piccolo accorgimento, purtroppo la MetaTrader in automatico non mostra tutti i prodotti, bisogna semplicemente fare il tasto destro, esattamente dove sei lì, tu, esatto, mostra tutto ed usciranno anche... Oppure, tasto destro su simboli ed eccoli qua, tutti i mercati offerti. Certo. Quindi vedete? Eurobonds, US Equity, sarebbero le azioni americane, eccoli qui, guardate, potete davvero lavorare, ITA, eccoli qui, nostre azioni italiane, ITA 2, così come anche Index. Sì, diciamo che sostanzialmente io consiglio sempre il conto premium per una questione di spread, ci sono però dei clienti che preferiscono partire con il bonus. Ovviamente sul deposito, considerando che lo spread è esattamente la metà, perché l'euro-dollaro sul Classic parte da 1,8, sul premium, come si vede, 0,4 più la commissione 0,9, quindi esattamente la metà, dipende un po' anche dall'operatività, quindi se uno opera molto oppure se lascia correre delle posizioni, sostanzialmente è possibile successivamente ottenere anche un bonus sul premium al secondo deposito, quindi diciamo che non siamo fiscali da questo punto di vista. No, sono regole generali, ecco. Guardate, faccio un torto a Marco, in torto tra virgolette, contattate Marco, tra altre cose vi metto anche la slide già con i contatti, vi invito veramente a fare, eccoli qui, avete tutte anche i miei, indirizzo email. Questo è il numero diretto di Marco Pianezza, 02 87 24 23 34, vi invito a contattarlo e vi farà sicuramente un trattamento speciale, quindi assolutamente, quindi fate una telefonata e vedrete che sicuramente sono convinto, perché già ho esperienze di persone che ho introdotto che veramente si sono trovate benissimo, e quindi sì, ovviamente c'è massima flessibilità, assolutamente. Di questo genere noi segnaliamo quelle che sono le condizioni generali, poi di volta in volta andiamo, cerchiamo, ecco, di andare incontro al cliente, quelle che possono essere le esigenze.
anche il conto pro, che comunque rimane un conto veramente, come ho detto, istituzionale, cercando di abbassare ovviamente il deposito minimo d'ingresso, appunto. Diventa accessibile, certo, anche Poi chi non poi dispone di quei 5.000, quindi con 2.500 assolutamente. Quindi. Ma fatela, vi invito, fate una telefonata a Marco che sarà contento di rispondere alle vostre assolutamente. chiamate, spiegate quelle che sono le vostre esigenze e quindi Marco verrà, farà di tutto, sono convinto perché ho già un'esperienza di diversi mesi con Marco, farà di tutto insomma per accontentarvi, quindi Sì, volendo davvero. si può anche creare un conto ad hoc sulle materie prime, che sostanzialmente via classica, diciamo, abbiamo mantenuto le principali, però volendo si può creare anche un conto, se qualcuno fosse interessato, anche con le materie prime, diciamo, non di prima fascia. Quindi Sì, no, sarebbe. c'è tanta roba, veramente, tanti mercati, quindi c'è tutto, cioè, perché ci sono tutti i mercati su cui praticamente si può fare, almeno quelli legati ai derivati, all'azionario, diciamo, quindi c'è cioè, davvero tantissima roba a condizioni molto vantaggiose, quindi insomma, un broker, una piattaforma servizi eccellente, non è un caso se sono Grazie. partner anche del servizio, insomma non è che sono andato a chiedere di essere partner del mio servizio a chiunque e quindi insomma assolutamente, quindi già devo fare i complimenti davvero a SIO. Grazie, grazie. E se non ci sono altre domande, guardate qui la situazione. Quindi questa ve la do in diretta, seguiremo, oramai mancano 5 minuti. Si sta formando, quindi, però se avete già brindato su petrolio, USD CAD no, perché l'operazione è partita, questa qui è partita prima delle 9, purtroppo, è partita prima dell'orario in cui è operativo il servizio. Se avete già brindato, vale il consiglio che vi ho fatto vedere prima, ovvero state fermi, cioè potete anche ritenervi soddisfatti della giornata su USD CAD, sul petrolio, sulla sterlina, quello che è. E questa operazione non la fate con un quantitativo inferiore per non rovinare la precedente operazione positiva, o se lo volete farla, fatela, basta, l'importante è essere consapevoli di quello che è, del rischio che si corre. Quindi c'è questa operazione sulla sterlina dollaro potenzialmente al ribasso, una timida rossa su un NZD che però è classico, classico caso Doji, cioè non c'è il pip tra apertura e chiusura ai Kinashi, mentre qui c'è, ovviamente lo faccio anche vedere ogni giorno, nelle regole della strategia, vado a recuperare l'immagine, eccola qua, dove ogni mattina mando sempre, invio questo file dove vi dice quelli che sono i requisiti minimi richiesti dal corpo della candela. Vedete la candela rossa verde per essere valida, deve avere tra apertura e chiusura ai Kinashi un pip sui 6 cambi del Forex, 0,02 sul petrolio, 0,20 su gold. Quindi ogni giorno, se anche dimenticate come questi settaggi mando questa immagine, così come anche lo stop da mettere sopra o sotto il max min di riferimento è di 11 pips per il Forex, i cambi del Forex, 0,11 oil e 1 dollaro gold. Quindi questo. Visto che molti mi avete chiesto sugli indici praticamente dai primi 30 minuti tra apertura e chiusura ai Kinashi deve esserci almeno un punto per tutti gli indici tranne l'S&P 500 dove è sufficiente mezzo punto 0,50, quindi e lì non c'è una strategia fissa con 20 punti target profit e stop, ma vale solo quella con lo stop sopra o sotto il massimo. In attesa della conferma di queste candele vi faccio vedere lo stress, il rischio che non stressa. Molto velocemente, in questi ultimi minuti, anche se magari qua dobbiamo dedicare un'altra sessione, no, non ce la facciamo perché sono già 1 minuto e mezzo alla conferma, è un'anticipazione, va, faremo sicuramente, ci sarà un'altra sessione live di FX Intraday, questo è il rischio che non stressa, una equity, una diagonale che scende, qui ipotizzando 1 mese di operatività, ma volevo, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta, insomma, ma sicuramente ci sarà altra occasione per parlare di questo rischio che non stressa, come poi praticamente gestire il lato psicologico e del rischio insieme con questa strategia.
Renato, scusami, volevo semplicemente ricordare, visto che me l'hanno chiesto sia a me che a te più volte, la registrazione verrà poi caricata, come detto, sul nostro sito. Sarà mia premura mandare un'email, tanto ho già i contatti, insomma, per ricordare, per avvertire quando verrà caricata a brevissimo sul nostro sito. Sì, qui io sto facendo, scusami Marco, sto già facendo vedere sul sito senza aver fatto accesso, perché una volta che accedi ovviamente cambia quella pagina, comunque Accademia Webinar Archivio. Comunque, sì, poi vabbè, in, se fate in realtà accesso... bisogna registrarsi comunque, perché poi all'interno di quella pagina che vedi accedi, cioè all'interno del back office completo, il cliente avrà la possibilità di gestire appunto tutto il suo back office, quindi depositi, prelievi, promozioni e anche la parte relativa ai webinar. Quindi in realtà bisogna fare l'accesso quantomeno al conto demo, poi se non si vuole scaricare la demo non è un problema, ma per avere i codici di accesso al sito. Una volta che si entra nel sito, quindi in quella parte alta dove c'è il sito accedi, il cliente si autogestisce sostanzialmente, poi ovviamente noi siamo in assistenza sempre. Perfetto, 12:30, drin drin drin, scocca la mezz'ora, vediamo se è stato confermato o meno il segnale, zoom ulteriormente, siamo su USD CAD, vedete prima era estesa, non anticipate mai il segnale, aspettate la mezz'ora, la chiusura della barra, e alla fine quello che sembrava una verde piuttosto estesa è diventata una doji. In basso a sinistra, open e close ai Kinashi, vedete 1,38 e 37, 1, 1,38, 37 e 6, non c'è il pip, quindi questo non è più un segnale valido. Vediamo gli altri potenziali segnali, ad occhio nudo già vediamo che la sterlina c'è il segnale, basta, è più che evidente che qui c'è un pip tra apertura e chiusura, però andiamo a vedere, open 1,43, 12, 8, 1,43, 10 pip praticamente ci sono, quindi si entra sul prezzo che ha battuto praticamente in apertura, e stop o sopra 11 pips sopra questo massimo oppure 20 pips stop e profit dal prezzo d'ingresso del valore di apertura della barra successiva. NZD no, è tornata verde a euro dollaro forse, però non è, attenzione, non è questa barra verde, era proprio il caso che avevo contemplato all'inizio webinar, non è un segnale perché qui c'è il minimo, qua non ha bucato il minimo, questo non è un segnale al rialzo perché deve bucarmi questo minimo. E mi fa piacere che c'è stata, si è verificata concretamente questa situazione di cui avevo parlato proprio a inizio webinar, quindi questa verde in corso sull'euro dollaro non è un segnale, non è da prendere in considerazione per questa ragione. Bene Marco, io direi che a questo punto lascio intanto nuovamente la scheda con i nostri dati, se volete contattare Marco o me, questi sono tutti i nostri riferimenti. Io manderò poi via email anche il tuo referral link, di modo appunto da avere un riferimento, insomma, che il cliente... Sì, dovete necessariamente dire che siete stati spettatori di questo webinar per avere tutte le promozioni di cui abbiamo parlato. Sì, ho già l'elenco delle mail dei partecipanti. Però, insomma... Certo, comunque se lo dite e fate quella chiamata, vi invito veramente a fare la chiamata, a chiamare Marco che sarà lieto di parlare con voi e venire incontro alle vostre richieste, esigenze, insomma sicuramente un accordo si trova. Da parte mia grazie, siete stati tantissimi, chiedo scusa a chi non ho potuto rispondere, magari poi lo possiamo fare tramite il servizio su Twitter, sapete ormai benissimo come contattarmi. Ringrazio STO ovviamente che ci ha dato la possibilità, ci ha offerto la possibilità di presentarvi, ci ha ospitati praticamente per questa prima sessione live, e niente, da parte mia grazie a tutti. Arrivederci.